E sì ragazzi, ho conosciuto il professor Roberto Burioni. Ma come al solito andiamo con ordine. Io però ragazzi, prima di iniziare questo video, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Mi raccomando, attivando anche la campanella. È molto importante perché così non rischiate di perdere i miei video. E soprattutto se volete vedere le avventure di un ex studente di medicina, adesso dottore, che sta seguendo quello che è il suo percorso di studi, è bene che rimanete sempre connessi. E inoltre come sempre invito a lasciare un bel like e un commento qua sotto, facendomi sapere se voi conoscete il professor Roberto Burioni, vedete i suoi video. In sostanza fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, mi raccomando, poco in basso. Adesso vediamo cosa è successo. Prima però di parlare del mio incontro con il professore, vi voglio parlare di quello che è accaduto a Milano, perché se avete visto bene le mie storie su Instagram, se non lo fate mi raccomando, qua c'è il mio account Peppo893, mi raccomando andatemi a seguire perché vi do sempre un qualcosa di più reale, più veloce, più easy, proprio nelle storie di Instagram, ma anche nei post che pubblico. Poi pubblico i quiz su medicina, tante cose molto fighe, quindi vi invito a dare un'occhiata sul mio canale. Sono stati invitati a Milano ad un evento molto importante, un evento dove sono stato selezionato insieme a altri circa 15 influencer, perché non mi reputo un influencer della salute, ovvero persone che comunque sono in ambito sanitario, vuoi perché sono infermieri, vuoi perché parlano di mangiare bene, vuoi perché sono medici, appunto trattano questo tipo di argomenti, proprio perché si vogliono un po' andare a smascherare quindi quelle che sono le bufale in ambito sanitario, di tutti quei rimedi naturali inesistenti o di tutte quelle truffe, quelle pillole così che fanno dimagrire, ma che in realtà tutto fanno tranne alleggerire il portafoglio. Questo evento che è stato creato mi ha scosso, nel senso che comunque, ed ero molto molto contento di farne parte, proprio perché si riconosce tra virgolette quello che è il mio lavoro sui social, ovvero il messaggio che voglio passare, che ovviamente si cerca di essere un qualcosa di positivo. E quando un'azienda come Wired, che per chi non la conoscesse, leader del settore per quanto riguarda l'informatica, per quanto riguarda i social, ma soprattutto nell'ultimo periodo stanno trattando un sacco di temi inerenti alla salute, e qui c'è un diciamo il nuovo volume del 2019 dove appunto ci sono un sacco di informazioni sia in merito alla salute ma anche ad altre cose correlate col mondo dei social. E Novartis, una casa farmaceutica leader a livello mondiale, ti identificano come qualcuno di importante da questo punto di vista, non può solo che farti piacere. Infatti qui c'è il mio cartellino dell'evento, come potete vedere Social Health Lab. E ovviamente tra i vari ospiti che sono stati presenti, quindi per esempio il presidente di Wired, il presidente, un rappresentante della Novartis, sono stati invitati anche professori esterni, come in questo caso ovviamente il professor Roberto Burioni. Tra le varie cose che abbiamo trattato in questo evento, si è parlato un po' di quanto, per quanto concerne nostro, ovvero com'è la giurisdizione per le informazioni che vengono messe sui social inerenti al mondo sanitario, quindi per esempio se si può parlare o meno di un farmaco, fare i nomi dei farmaci, queste cose qua. Non so se sapete, non si può fare pubblicità ai farmaci, solo quelli da banco. Si può fare tra virgolette pubblicità come la televisione, ma un farmaco famoso tra virgolette per il mal di testa, l'aspirina per esempio, il nome commerciale, ecco, in teoria non si potrebbe fare pubblicità, non lo potrei dire sostanzialmente, però vabbè, l'aspirina la conoscete tutti. Poi ci hanno anche spiegato come secondo loro dobbiamo comunicare, e poi è venuto il professor Burioni proprio perché ci ha raccontato un po' come è nata la sua pagina, perché ha deciso di parlare di virologia, perché appunto, non so se sapete, lui è un professore di virologia, è professore di virologia al San Raffaele, quindi probabilmente lo conoscerà. Ludo, se stai vedendo questo video fammi sapere se l'hai mai conosciuto a lui. E lui ci ha raccontato di tante cose, quindi perché parla, perché non ne parla, e soprattutto ha fatto vedere dei dati molto importanti, e sono felice di questo, che da quando lui è sui social la campagna di vaccinazione è aumentata in modo importante, probabilmente è riuscito a contrastare i Novax, tutti questi qua che sono contro i vaccini, passando un messaggio sicuramente vero, reale, di quello che è la situazione dei vaccini, perché bisogna vaccinarsi e tutto il resto. E non è questa la sede per cui io devo parlare dei vaccini, magari ne farò un altro video, anzi fatemi sapere in un commento se devo parlare dei vaccini dal mio punto di vista. Comunque sappiate che io sono pro vaccini, da medico non posso essere altrimenti. Sostanzialmente questo è quello che è avvenuto la mattina. Infatti vi lascio da qua, da qualche parte, degli spezzoni dove c'era il professor Burioni che parlava, raccontava, diceva la sua e ci spiegava alcuni momenti
eventi molto molto importanti e mi ha veramente, sono stato felicissimo di vederlo e di conoscerlo, perché poi dopo sono andato da lui, volevo farmi una foto ma era molto emozionato, perché io prima di essere uno youtuber sono anche uno spettatore, e oltre al fatto che lo vedo su internet, ma non è tanto il fatto che lo vedo su internet ma proprio la sua persona e la stima, la grande stima con i suoi confronti, che mi hanno fatto un po' emozionare. Quindi non gli ho chiesto una foto, abbiamo scambiato chiacchiere, il fatto mi ha chiamato collega perché io mi sono presentato con Giuseppe, non come dottore. Poi mi fa: ma tu cosa fai? Se ti faccio: guardi, sono un neolaureato in medicina. Fa: ah, tu sei un collega, quella, cioè un personaggio di quel calibro, di quella caratura, che ti chiama collega, ti può solo fare piacere sostanzialmente. Ma indipendentemente da queste piccole cose che voi sapete mi emozionano ancora, nel pomeriggio invece ci siamo riuniti in tre piccoli gruppi dove abbiamo parlato della comunicazione, o meglio abbiamo cercato di trovare delle soluzioni alle bufale che ci sono in rete. Sapete che io cerco molte volte di citare la fonte, cerco di, quando do delle nozioni, comunque di essere più esplicito possibile, anche se purtroppo i caratteri di Instagram non ti danno piena libertà di poter parlare, di approfondire soprattutto, e quindi molte volte devi essere sintetico, e quando si è molto sintetici il rischio è quello di travisare alcuni elementi fondamentali che possono poi in alcuni soggetti far interpretare diversamente quello che è il messaggio o comunque il concetto del tuo post. E quindi abbiamo cercato di creare appunto questa task force di persone che cooperano e collaborano per dare delle informazioni mediche che siano in ambito prettamente di medicina, quindi correlata alle patologie, per quanto riguarda l'ambito sanitario più in generale, per quanto riguarda l'ambito alimentare e così via, che abbiano una base di fondamento scientifico, e non che l'aglio faccia dimagrire e che l'acqua calda con il limone al mattino ti fa perdere 20 kg in 10 minuti. Sostanzialmente è un qualcosa che si evolverà nei prossimi anni, nei prossimi mesi o nei prossimi anni, non è una cosa di definito. Abbiamo cercato di gettare le basi a questa community, a questo gruppo. Beh, vorremmo cercare di rivoluzionare questo ambito e vedremo come si evolverà nei prossimi anni. Detto questo, ragazzi, spero che, diciamo, questo racconto di questo evento a Milano vi è piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti: secondo voi è necessario che sui social ci sia un gruppo di persone, come potrei essere io insieme ad altri, che cerchiamo di dare informazioni medico scientifiche reali, vere, e che siano approvate comunque dalla comunità scientifica mondiale, non lo so, fumare alle 5 del mattino ti fa ringiovanire 10 anni, lo sto buttando là, lo sto inventando al momento. Spero che vi sia piaciuto questo, ragazzi. Mi raccomando, come sempre, supportatevi con un bel like, un commento qua sotto, iscrivetevi al canale per vedere quello che accadrà nei prossimi anni, prossimi mesi, non lo so, attivando anche la campanella, è fondamentale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi!